Derox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice. Al progetto per il Città degli Ulivi. Finalmente arriva il disco verde della Giunta per il rifacimento dello stadio. L'assessore allo sport Domenico Nacci ipotizza che i lavori potrebbero iniziare a settembre. 70 palme per Bitonto, grazie alla donazione del rovese Nicola Pricchiazzi per la dismissione della sua azienda. Le prime sono state già piantate. Primo compleanno di Asteria Space, festeggiato con una maratona di interventi di diversi artisti in vetrina, metafora di ripartenza dopo il lockdown. Checco Paterno e il cammino nero-verde. L'attaccante ripercorre la sua storia dopo la promozione in C della sua squadra, l'USD Bitonto Calcio. Buonasera e bentrovati con l'appuntamento settimanale dedicato all'informazione di Radio Doppio Zero. Lo abbiamo sentito dai titoli. Finalmente lo stadio Città degli Ulivi ha un progetto definitivo, approvato dalla Giunta Comunale. I lavori che partiranno entro settembre consentiranno di avere la struttura sportiva pronta entro novembre per il campionato di Serie C. Mercoledì mattina la Giunta Comunale di Bitonto ha approvato lo stralcio funzionale per il rifacimento dello stadio Città degli Ulivi. Primo step necessario per poter poi accedere alla richiesta di un mutuo con il credito sportivo convenzionato con la Regione Puglia da dicembre, protocollo rinnovato a dicembre, proverà a dare anche dei contributi in conto interessi su 500.000 euro di finanziamento che potremo andare a chiedere. L'importo complessivo del primo stralcio è di 570.000 euro, come avevamo abbondantemente anticipato. Il progetto l'abbiamo diviso in due parti, l'abbiamo chiamato stralcio funzionale il primo, per eseguire le opere necessarie all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, da quelle del Genio Civile al Vigile del Fuoco, al parere del CONI ed anche per la Lega Pro. Quindi sono tutti lavori necessari senza i quali non potremmo ottenere l'agibilità al pubblico spettacolo di quell'impianto. Poi dopo ci sta una serie di altri interventi che sono a completamento della struttura. I lavori riguarderanno principalmente il corpo spogliatoi, la sala antidoping, la sala stampa con gli arredi annessi, la collocazione dei seggiolini e finalmente la curva, ferma al Città degli Ulivi dalla scorsa estate. Questo è il lavoro e il calcolo strutturale che i progettisti hanno fatto, hanno prodotto la relazione geologica, la relazione sui calcoli strutturali, tutto quello che necessitava perché quella struttura fosse montata non in maniera amovibile come si pensava, perché seppur in tubolari diventerà un impianto stabile e un corpo unico con tutto il resto dello stadio. A disposizione dei tifosi dunque ci saranno 647 posti della nuova curva, a cui si aggiungono i 1000 delle due tribune già esistenti. I tempi per i lavori saranno legati all'approvazione del bilancio di previsione entro il prossimo 31 luglio. Dopo si procederà con una gara d'appalto con interpello a 15 ditte. Le risposte a massimo ribasso dovranno pervenire entro un massimo di 20 giorni. Tutto questo dovrebbe avvenire tra fine luglio, approvazione del bilancio, prima settimana di agosto la predisposizione degli atti di gara che sarà ovviamente anticipata nel mese di luglio e a fine agosto potremo aggiudicare i lavori per iniziarli nella prima decade di settembre. L'obiettivo è arrivare a novembre con uno stadio che sia agibile al pubblico spettacolo e soprattutto alla prima annata in Serie C. E ora una notizia di politica. Il leader Matteo Salvini è stato in Puglia per l'avvio della campagna elettorale regionale.
Sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini, accanto al segretario cittadino del partito Antonio Ruggero. Salvini all'Hotel Palace di Bari venerdì mattina ha fatto il punto della situazione sulla sua presenza in Puglia per l'avvio della campagna elettorale regionale, annunciando il sostegno a Raffaele Fitto di Fratelli d'Italia, la candidatura del vicepresidente leghista Nuccio Altieri e la coesione di tutto il centrodestra. Saremo il primo partito in Puglia, ha detto ancora Salvini. La parola d'ordine è basta, che significherà meno burocrazia, più attenzione all'agricoltura, alla sanità, al turismo e ai trasporti e all'ambiente. Temi questi su cui Michele Emiliano e la sinistra hanno fallito, ha concluso l'ex ministro. E ora passiamo alla cronaca. C'è stato un tragico incidente nel primo pomeriggio dello scorso mercoledì all'incrocio fra Viale Giovanni XXIII e Via Modugno. A perdere la vita un 56enne residente nel quartiere San Pio di Bari. Da una prima ricostruzione della polizia locale sul posto sembrerebbe che l'incidente sia stato causato da un violento impatto fra un'automobile che arrivava da Santo Spirito e una moto che procedeva in direzione contraria. Gli operatori del 118 arrivati sul posto dopo circa 20 minuti dall'accaduto non hanno potuto far altro che registrare il decesso della vittima. È partita questa settimana la piantumazione delle 70 palme donate dal ruvese Nicola Pricchiazzi a Bitonto e nelle frazioni, e se per le associazioni ambientaliste le palme potrebbero danneggiare la biodiversità, per l'assessore Cosimo Bonasia questo rischio non c'è. Sentiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Il comune di Bitonto ha accettato di buon grado la donazione di 70 palme da parte del ruvese Nicola Pricchiazzi, titolare dell'azienda agricola I Due Pini, a cui rivolge il più sentito ringraziamento. Abbiamo impiantato 14 palme della specie Washingtonia al rondò in zona PIP, un rondò che era, diciamo, in stato di abbandono, e quindi l'abbiamo voluto educare con queste 14 alberature. Serve il contributo di tutti i cittadini per mantenerle, diciamo, in buono stato. Altre palme saranno installate nella villa comunale, ne metteremo da 7 a 9. Le palme saranno piantate anche nel parchetto Senatore Maciale vicino Via Piepoli, in risposta alla richiesta dell'associazione Vogliamo Bitonto Pulita, in zona piscina, nel parchetto di Via Togliatti e all'ingresso di Mariotto. L'intento è quello di implementare il patrimonio verde comunale e migliorare la qualità della vita e del decoro urbano. Le associazioni ambientaliste locali, che contattate telefonicamente non hanno ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni ai microfoni di Radio Doppio Zero, sono preoccupate per la tutela della biodiversità. Hanno sostenuto in un comunicato stampa precedente alla delibera comunale del 16 giugno che la palma washingtonia non si adatta al territorio e non possa recare alcun beneficio. A me preme sottolineare l'importanza di questo atto di generosità, piuttosto che stare dietro a quanto ho sentito e ho letto sulla specie e sulla tipologia delle piante. Mi preme sottolineare questo atto di generosità perché se c'è qualche cittadino che ha voglia di fare un dono, il dono lo si accetta a prescindere. Se poi dobbiamo utilizzare il dono, l'atto generoso di un cittadino per farne strumentalizzazione anche, direi anche politica, diciamo, Questa seconda cosa la mettiamo in separata sede e magari in un contraddittorio potremmo anche spiegarci e capire quali sono i reali motivi per cui alcune associazioni hanno avuto da ridire. Dopo la perizia del 17 giugno fatta dal geometra Salvatore Rienzio, istruttore tecnico di questo servizio, la piantumazione delle palme sul territorio è in corso. I lavori sono stati affidati alla ditta bitontina Carbone Graziana. Ci sarà chi penserà alla manutenzione delle palme e del verde pubblico. La manutenzione sarà a carico della prossima ditta affidataria. Noi stiamo per, diciamo, concludere il bando di affidamento della manutenzione del verde. Abbiamo fatto un bando per un intero triennio, per un importo di 1.710.000 euro per l'intero triennio, quindi 570.000 euro all'anno. Quindi avremo una manutenzione stabile per i prossimi 3 anni. Rimanendo in tema di decoro urbano, importante è stata l'installazione di indicatori luminosi all'incrocio fra via Matteotti e via D'Angiò, via Fornelli e via Capaldi, che avvisano quando il passaggio a livello di via Angelini è chiuso. Un'innovazione che certamente ridurrà code e traffico, soprattutto nelle ore più calde.
furono annunciati già diverso tempo fa, tra le misure per evitare ingorghi stradali in corrispondenza del passaggio a livello sulla Via Vecchia per Molfetta, quello all'incrocio tra Via Paolo Scoppio e Via Senatore Angelini, almeno dal 2018, quando il comandante della Polizia Municipale Gaetano Paciullo illustrò l'idea di pannelli visivi per informare gli automobilisti dello stato aperto o chiuso del passaggio, invitandoli ad utilizzare in alternativa il sottopasso Ugo Pasquini. Segnali che da qualche giorno sono stati finalmente installati in via Matteotti e nei pressi dell'attraversamento. Non si può certo dire che siano inutili, data la frequenza con cui si generano lunghe code. L'installazione nasce nell'ambito degli interventi realizzati insieme a Ferrotraviare e Polizia Municipale, come ha ribadito anche il sindaco Michele Abbaticchio, illustrando l'utilità che avranno i pannelli nel ridurre gli ingorghi, specialmente nelle ore più calde, quando sia il traffico veicolare che quello ferroviario sono più intensi. Ignobile furto al Banco delle Opere di Carità di Bitonto. Dei malviventi nella notte dello scorso mercoledì si sono introdotti nel magazzino, scassinando l'ingresso degli uffici. Hanno portato via computer portatili e 35 scatole di provolone. Poi hanno scassinato anche le porte del furgone, caricato nel pomeriggio precedente, ma non hanno preso nulla, rendendosi conto che si trattava di prodotti di poco valore. L'atto ignobile ha avuto fortunatamente un lieto fine. Il direttore del Banco delle Opere di Carità, Marco Tribuzio, ha raccontato sui suoi social che grazie all'intervento della pattuglia dei carabinieri di Bitonto, intervenuta per i rilievi, e al maresciallo di Grumo, ai vigili del fuoco che hanno collaborato alla perquisizione, i beni sottratti dai malviventi sono stati recuperati. Del resto della merce non c'è ancora traccia. Negli scorsi giorni il collega Michele Cotugno De Palma ha partecipato alla passeggiata nella Lama al Tramonto, organizzata dalla Proloco Bitonto. Sentiamo il suo racconto. Le bellezze ammirate non sono mancate, le tipiche specialità botaniche e quindi i cespugli di capperi e le piante dei fichi d'India usate come barriere tagliafuoco, la cosiddetta grotta dello sparafuoco, adibita, come le altre, poi a ovile. Il ponte di Luigi Castellucci, un manifesto dell'ingegneria e dell'architettura. E proprio per non farsi mancare nulla, c'è stata anche una volpe che ha fatto capolino. Le oltre 50 persone che hanno raccolto l'invito qualche giorno fa della Proloco di visitare la nostra più importante difesa naturale, il Parco di Lama Balice, non si sono certamente annoiate, anche perché, guidate da gente esperta come per Paolo Modugno, Pasquale Fallacara e Francesco Mundo, hanno potuto capire molte cose in più di un pezzo considerevole del nostro territorio. E si è trattato, per la sezione cittadina, del primo evento post-emergenza Covid-19. Partiamo dagli spazi aperti, perché abbiamo bisogno un po' tutti, dopo un lungo periodo così di isolamento, tornare a vivere, respirare e far proprio quegli spazi che erano così connaturati con noi che forse non li abbiamo mai apprezzati. Oltre a respirare i buoni profumi, l'aria pura e gustarsi i colori del sole, è stato ribadito allora nella passeggiata che la Lama ha visto i primi insediamenti degli aborigeni a Bitonto, proprio per la presenza del torrente Tiflis. Ma in realtà il nostro polmone verde è importante per altri motivi. Intanto la natura del luogo, la natura, perché in questo contesto l'uomo è arrivato dopo, quindi questo è il primo elemento importante da osservare, secondo me. E poi c'è l'aspetto legato alla utilità del terreno, che può da un lato dare profitto all'uomo, ma nello stesso tempo l'uomo, con la sua conduzione corretta del luogo, può concorrere a difendere il territorio. E cambiamo decisamente argomento. Asteria Space, fondata dalla giornalista Alessandra Savino, riparte in grande stile, festeggiando il suo primo compleanno. A Glass for Art, due giornate dedicate agli artisti che sono ritornati sotto i riflettori dopo il lockdown. Bitonto si veste d'arte con A Glass for Art, una due giorni, il 20 e il 21 giugno, che ha visto artisti di ogni genere esibirsi in una vetrina su Piazza Aldo Moro. Il tutto grazie ad Asteria Space,
l'agenzia di comunicazione e promozione di talenti che ha compiuto un anno. Alessandra Savino, ideatrice di questo spazio totalmente innovativo, con la partnership del Comune di Bitonto, ha messo in gioco una gran voglia di ripartire dopo il buio periodo del lockdown, con l'aiuto di attori, scrittori e cantanti. Glass for Art è un evento che è nato con l'obiettivo di festeggiare il nostro primo compleanno. Lo scorso 21 giugno è nata Seria Space e volevamo celebrare questa ricorrenza, questo primo anniversario, con un evento che fosse simbolico. E Glass for Art rappresenta un vetro per l'arte, quel vetro che tiene bloccati gli artisti da ormai 2 mesi e quel vetro che un po' rappresenta il plexiglass che avrebbe dovuto separare in questo periodo la gente proprio tra le norme dell'anticontagio. Quindi abbiamo organizzato 1 o 2 giorni di performance all'interno della nostra vetrina qui in Piazza Moro a Bitonto e anche 2 mostre d'arte all'interno dell'arco adiacente alla nostra sede, proprio per celebrare la ripartenza dell'arte in questo modo. Dunque, Asteria Space sceglie di ripartire dall'arte come risposta forte al recente passato che ci ha amaramente coinvolto, con uno sguardo dolce al futuro. È uno spazio innovativo, è uno spazio coraggioso, è uno spazio avanguardista. Ed è uno spazio nuovo, perché mai in questa città c'era stata un'agenzia capace di raggruppare, coordinare e anche promuovere artisti, musicisti, attori, pittori, insomma il mondo dell'arte promossa in un certo modo, con metodo e non lasciando spazio all'improvvisazione. Quindi non può che fare che bene a questa città che sull'arte e sulla cultura ha fondato, insomma, gran parte dei progressi degli ultimi anni. Tra l'altro so che proprio grazie ad Asteria Space molti musicisti hanno partecipato al bando del Comune di Bitonto sulle notti di musica, quindi è esattamente ciò che avevo profetizzato un anno fa, uno spazio nuovo capace anche di interloquire con gli enti pubblici, con i bandi, per dare la possibilità anche a giovani artisti che magari non hanno dimestichezza di potersi affacciare nel mondo del lavoro. Con l'allentamento delle misure restrittive dovute alla pandemia del coronavirus, molte categorie sono ripartite, ma non il settore feste patronali. Domenica 50 gruppi italiani hanno fatto sentire la propria voce, partecipando al flash mob e Festa Sia. A Bitonto hanno aderito alla protesta la banda Davide delle Cese e il gruppo folcloristico R Pambanel. Bande musicali, basse bande, street band, sbandieratori, gruppi folcloristici, fuochisti e operatori delle luminarie sono tornati a far sentire la propria voce. Se l'allentamento delle misure restrittive imposte dalla pandemia da Covid-19 ha permesso a molte categorie di poter tornare in campo, non lo stesso può dirsi del settore feste patronali. I lavoratori del comparto sono ormai fermi da mesi e nulla si sa sul loro futuro. Domenica scorsa, dunque, circa 50 gruppi italiani hanno partecipato contemporaneamente e a distanza al flash mob Festa Sia. Nella nostra città l'associazione Davide delle Cese è tornata a sfoderare gli strumenti per far riascoltare la propria musica. Non tra le strade, dove si spera possa tornare presto, ma nascosta dietro il cancello dell'ex istituto Maria Cristina, proprio per evitare assembramenti. Alla protesta pacata e pacifica a tutela delle feste patronali ha partecipato anche il gruppo folcloristico R Pambanel. L'obiettivo, come ci ha spiegato Vito Vittorio De Santis, è portare all'attenzione delle istituzioni politiche e religiose il mondo legato alle feste patronali, che a causa delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus ha subito uno stop totale. Ci sembra di essere stati un po' dimenticati, mentre il patrimonio immateriale della nostra tradizione è un patrimonio di un valore inestimabile. Pertanto sarebbe opportuno che le bande unite rivendicassero i propri diritti e collaborino ovviamente a contrastare efficacemente le misure di prevenzione del coronavirus, ma che non siano abbandonate, che si trovi in un tavolo tecnico il modo per poter sostenere la loro attività e per non bloccare una tradizione plurisecolare che è quella delle feste patronali e che è quella musicale della nostra terra, che da anni identifica il tessuto endemico della società meridionale. E passiamo alla pagina sportiva. Un rigore per mettere la propria firma sulla storia. Un rigore per mettere a tacere quelli che quasi incredibilmente gli hanno rimproverato il suo segnare quasi solo dal dischetto. Vediamo in questo servizio il paradosso del bomber Chicco Paterno. Disteso sotto un qualsiasi ombrellone alla ricerca di relax, inganno a particelle d'estate, sfogliando pagine di quotidiani sportivi. Non hanno il colore rosa, eppure l'odore e la narrazione dei personaggi al proprio interno è sempre la stessa. Scritto in grassetto nella parte alta di quel rettangolo di foglio, un titolo cattura la mia attenzione.
Chicco Paterno, il bomber del Bitonto che fa gol solo sul rigore. Letto più volte quel titolo, quasi come a volerne cercare una continua conferma, sobbalzo, sventolo in faccia al mio vicino di posto il giornale e gli chiedo: ti sembra giusto una roba così? Cosa? Mi risponde lui. Che uno con 14 anni di carriera, 206 tacchettate sui campi di tutta Italia e ben 114 meraviglie all'attivo debba sentirsi dire una roba del genere. E quindi, mi chiede ancora, quindi nulla, una roba del genere non la merita. Perché Chicco è la punta di un diamante lavorato da 24 raffinate pedine. È senso di appartenenza, uomo, simbolo, orgoglio. È il pensare e reagire prima del difensore, un destro a giro sotto l'incrocio, uno stacco rapido fra il cielo e le stelle o un pallonetto dipinto dopo una corsa in profondità. E l'esultanza linguaccia o mitraglia, gli faccio. Pensa allora se fra tutte queste meraviglie non avesse saputo anche calciare i rigori, mi fa. Ci penso, distraggo lo sguardo e penso che in fondo abbia ragione. Perché se quel primo marzo dal dischetto contro il Brindisi si fosse presentato qualcuno che i rigori non sapeva calciarli, oggi non sarebbe successo nulla di quello che è accaduto. E allora lunga vita a quelli che dal dischetto non tremano, che hanno gli stessi occhi, la stessa freddezza glaciale di Chicco e che sanno già dove calciare e come esultare. Perché nel calcio, così come nella vita, possono bastare un calcio di rigore e qualcuno che sappia come calciarli per far sembrare così semplice qualcosa che non lo è e condurre una città intera verso il passo nella storia. La Serie B ormai ufficiale. Il Futsal Bitonto 2019 si gode quello che è stato il suo percorso, provando ad immaginare quello che sarà il suo futuro. Quello invisibile fra il futuro e le stelle è la stazione in cui attende il proprio vagone il passeggero Futsal Bitonto 2019. È il posto dei pensieri, dei ricordi e delle riflessioni. A Serie B ormai ufficialmente acquisita, infatti, assume ancora più i contorni di un autentico miracolo sportivo, quello costruito da tutta la dirigenza bitontina. Partiti senza alcun favore dei pronostici e vestiti sin dall'inizio stagione come sparring partner della squadra brindisina candidata a vincere il campionato, in quella sorta di Davide contro Golia, i neroverdi hanno stracciato ogni pronostico. Si sono svestiti di quel ruolo che sentivano cadergli male addosso ed hanno costruito la propria impresa mattone su mattone con umiltà, pazienza e sacrificio. Sono state quelle appena citate, infatti, le caratteristiche che hanno condotto i neroverdi alla vittoria di questo campionato, che resterà per sempre negli annali di questa disciplina. Una torta perfetta realizzata da un gruppo di atleti di gara in gara, le cui candeline sono state rappresentate dai gol agli ultimi secondi, che, seppur potremmo sembrare ripetitivi, saranno la cosa migliore che fra un numero indefinito di anni racconteremo ai nostri amici, parenti o nipoti, con la stessa commozione di quando li abbiamo vissuti. Perché sono quelli che ci consentiranno di dire che in un campionato, in cui tutto sembrava già scritto, hanno fatto festa quelli il cui nome non compariva fra le righe. Quelli che non sbeffeggiavano gli avversari o si pavoneggiavano con atteggiamenti divini. Quelli che hanno usato la rabbia e la delusione come trampolino di lancio per andare oltre tutto e tutti ed affermare che per vincere, talvolta, non bastano solo i grandi campioni, ma ci vuole un gruppo di uomini. Quegli stessi uomini che ora attendono di capire quale sarà il proprio futuro in quella stazione fra il futuro e le stelle, da cui i binari, un nuovo vagone, annuncia a gran voce il proprio arrivo. E questa era la nostra ultima notizia. Vi auguriamo una buona serata, una buona domenica e vi lasciamo alla rubrica di cucina curata da Anna Veriello. Buonasera da Cesanet. Oggi prepariamo dei gustosissimi panini senza glutine. Abbiamo bisogno di 500 g di farina per pizza agugiaro e figna, una punta di lievito di birra in polvere agugiaro e figna, quindi giusto così, un pochino, perché la nostra lievitazione sarà di 15 ore, e 500 ml di acqua. Passiamo alla preparazione. Innanzitutto mettiamo il lievito, prendiamo il lievito e lo mettiamo direttamente nella ciotola, aggiungiamo l'acqua un po' e sciogliamo col cucchiaino. Appena il lievito è sciolto, aggiungiamo la farina. In caso non abbiate a casa questo tipo di lievito, potete usare un 2 g del classico lievito di birra. Versiamo e ci muniamo di una forchetta che andremo ad inserire. Innanzitutto facciamo arieggiare
e versiamo l'acqua. Versiamo tutta l'acqua e, usando la forchetta, la sostituiamo al gancio di una planetaria. E quindi andiamo così. Dobbiamo far assorbire tutta l'acqua. Lavoriamo il composto dal basso verso l'alto, facendo inglobare dell'aria, e continuiamo così, lo lavoriamo per 5 minuti. Appena finiamo di lavorare il nostro composto, lo copriamo con della pellicola e lo lasciamo fuori dal frigo per un 12 ore, 13 ore. Dopo 12 ore il nostro composto è bello lievitato. Quindi scopriamo ed abbiamo bisogno di una bilancia per pesare le pagnottine per fare le rossettine. Abbiamo bisogno di una leccarda da forno con carta da forno, acqua e olio e farina o di riso o senza glutine in cui bagnare le mani e andare ad impastare le nostre rosette. Quindi bagniamo le mani nella farina, ci prendiamo un pezzo di composto, è molto appiccicoso. Io di solito ne peso un 50 grammi perfetto. Quindi mettiamo la farina sul nostro tagliere, prendiamo la nostra palla e leggermente la schiacciamo quasi fosse un rettangolo e andiamo a ripiegarla su se stessa come un rotolo. Rifacciamo come una ciambella, rischiacciamo e rifacciamo il rotolo, mettiamo sotto e poi rifacciamo la forma della palla. Facciamo la forma della palla e la adagiamo sulla leccarda. Proseguiamo così con tutte fino ad esaurire il composto. Allora, innanzitutto non abbiamo fatto lievitare più il composto per 15 ore perché 12 ore sono state abbastanza sufficienti. Quindi, nel momento in cui abbiamo formato tutte le palline e le abbiamo messe in teglia, dobbiamo leggermente schiacciarle. Le schiacciamo in questo modo. Una volta schiacciate, le lasciamo lievitare per almeno una mezz'ora. Trascorsa la mezz'ora, intingiamo il pennello in acqua e olio e spennelliamo le nostre pagnottelle. A questo punto prendiamo il nostro tagliamela e andiamo a dare la forma. Schiacciamo. Bella. Vediamo. Tutte pronte. Inforniamo a 200 gradi, forno statico, per 20 minuti. Sforniamo le nostre belle rosette e le mettiamo su una griglia a raffreddare. Il profumo del pane è meraviglioso. Scesa net! We'll be right back.
Xerox, perché una famiglia ben riposata è una famiglia felice.